C'erano delegazioni della sigla sindacale UGL da tutta la Sicilia questa mattina alla manifestazione che si è svolta dinanzi ai cancelli della raffineria di Gela. Un nutrito gruppo è arrivato da Siracusa. Una crisi di un'assenza di politica e di programmazione, perché guarda, l'ENI è lo Stato e lo Stato è l'autore principale di questa mancata, diciamo, sviluppo di un territorio, mancati investimenti. Oggi che si va a rivedere tutta una posizione, quindi il ministro, il nostro primo ministro, anziché di portare i 50 milioni, prima dovrebbe guardare l'economia del proprio territorio, perché senza occupazione del proprio territorio non è uno Stato credibile. L'ENI deve immediatamente rivedere la propria posizione, ritornare, verificare come rendere compatibile la chimica con l'ambiente. È in atto un tentativo di deindustrializzazione di tutto il meridione, cominciato con la Fiat, continuato con Finmeccanica e che adesso è arrivato finalmente all'ENI anche in tutto il territorio. Questo è un segnale negativo per tutto il territorio, soprattutto dal punto di vista della legalità, perché disattendere agli accordi firmati è un segnale pessimo in una società che ha bisogno di riferimenti certi e concreti, quale l'ENI è stata. Gli operai continuano a gridare il loro no alla chiusura dello stabilimento, ci sono tutti, operai del diretto e dell'indotto. Si teme fortemente per il futuro delle famiglie, che inevitabilmente si andrebbe a ripercuotere sulla già precaria stabilità economica del comprensorio gelese. Il nostro futuro, Gela, il problema di Gela è un problema che riguarda tutta l'Italia. Gela senza lavoro, lo Stato italiano senza lavoro. E questo è un problema che deve risolvere Renzi. Il fatto che si stia incentivando le aziende a investire all'estero è un fatto superfluo, perché già le aziende non hanno bisogno di un incentivo per andare a investire all'estero. Già da tanto tempo stanno andando all'estero a investire le aziende italiane, lasciando qui gli operai italiani, i cittadini italiani senza lavoro, senza un'occupazione, senza un futuro per sé e per le loro famiglie. Se il futuro degli operai del diretto è incerto, il futuro degli operai dell'indotto come lo vede? Lo vedo nero, lo vedo, perché si sta ritornando di nuovo come era prima. Mio padre se n'è andato in America per mantenere la famiglia e penso che pure noi avremo questo problema. Abbiamo dato la vita all'ENI.